noi sapevamo che era una partita ovviamente sulla carta, diciamo per certi aspetti proibitiva, logicamente. Abbiamo sbattuto pronti via subito la faccia contro il muro, andando subito sotto a inizio gara. Poi piano piano siamo stati bravi come delle formichine a rientrare, a mettere la testa avanti. Noi nei due quarti centrali, io credo che abbiamo subito 32 punti e soprattutto la cosa che mi rende molto contento è che oggi, infatti non a caso è arrivata la vittoria, il problema del tra virgolette nostro terzo quarto, dove siamo sempre un pochino in down per vari motivi, fisico, tecnico, eccetera, oggi invece siamo stati al contrario molto pronti, molto energici. Loro sono stati oggettivamente bravi perché hanno giocatori di talento come soprattutto Roderick a fare anche dei canestri molto difficili, anche quando siamo riusciti a difendere con energia e con agonismo. È chiaro che comunque con Bergamo è una squadra che è comunque nei primi due posti della classifica dall'inizio del campionato e non credo sia un caso. Io invece volevo diciamo far presente questa cosa e ringraziare Casella, perché ha un minuto e qualcosa dalla fine, su una svista arbitrale che dava la palla in mano a Bergamo, si è accusato di aver toccato lui il pallone e ha dato la rimessa a noi, che voglio dire, in una partita punto a punto poteva essere un possesso chiaramente che poteva avere un grande peso sia per noi sia per loro, e ha fatto un gesto più che da giocatore, da uomo, molto importante, e questo lo vorrei sottolineare. Da parte nostra poi, ripeto, credo che i due quarti centrali siano stati lo specchio di quello che vogliamo e vorremmo riuscire ad arrivare a fare, a subire chiaramente quello che riusciamo a subire in difesa, a stringere molto meglio le maglie, essere un po' più organizzati dietro e poi a ripartire in contropiede, che è quello che poi è nelle nostre corde. È chiaro che adesso l'inserimento di Thomas apre spazi completamente diversi anche per gli altri, e quindi comunque diventa, con un riferimento interno, sempre più difficile difendere per la squadra avversaria. Sì, io vorrei anche sottolineare i 16 e 10 rimbalzi di Serpilli, che è un ragazzo che si allena sempre con grande attenzione e finalmente anche la prestazione in campo lo ha premiato, ma in realtà poi tutta la squadra, perché finalmente ho visto, anche quando loro sono rientrati dopo la nostra piccola fuga, la panchina che finalmente si è alzata, è entrata in campo, tutti, anche quelli che non hanno giocato, Marco Corti, Gabriele Berra, i ragazzi che c'erano come undicesimo e dodicesimo, ci hanno aiutato, e questa è una cosa che io vorrei sottolineare, al di là, chiaro, che avere i giocatori che fanno canestro è la cosa più bella per un allenatore, però in una squadra che deve puntare a un obiettivo chiaro, che è salvarsi come primo passo, senza andare alla retrocessione diretta, avere anche umanamente delle certezze attorno che nei momenti di difficoltà ti possono aiutare, è un bel passo, un bello step. Sono molto aiutato da Massimo, da Silvio, da Davide e anche tutta la società, perché in tutte queste partite non hanno mai fatto mancare una frase non esageratamente positiva, che a volte, per come sono fatto io, è anche falsa, ma sono sempre stati abbastanza obiettivi nel vedere le cose. I ragazzi comunque si allenano bene per quello che è il loro possibile, per quello che è il loro massimo, per cui già questo vuol dire aiutare chi allena, al di là di errori che ci saranno da parte loro e anche da parte nostra, da parte mia per primo, a livello magari di preparazione della partita. Sono in un ruolo in cui è normale avere pressione, però sono anche contento dall'altra parte di arrivare in giorni come questi, perché poi comunque è soddisfacente vedere che la tua squadra alla fine poi vince e vedi sul campo delle cose che in allenamento provi, che per me è la cosa più importante. Se ci sarà un innesto, perché noi a livello di regole abbiamo la possibilità ancora di un inserire il giocatore,
lo vedremo nel tempo, nel senso che la società è vigile, attenta e pronta, per cui se ci sarà la possibilità di inserire non un giocatore tra virgolette casuale ma con caratteristiche ben mirate, la società sono sicuro e convinto che lo farà. Invece la tua seconda domanda, io ho chiesto alla squadra in spogliatoio in tutta la settimana di incominciare a vincere oggi, di riposarsi e domani all'allenamento di preparare la vittoria di giovedì, perché noi assolutamente giovedì in casa vogliamo vincere. Credo che questa partita di oggi ci abbia levato anche emotivamente un pochino, tra virgolette, una piccola scimmia sulla spalla di giocare in casa. Per cui questa vittoria è importante, perché sono due punti. Adesso ci prepariamo bene a giovedì, li mando ancora degli errori che abbiamo fatto oggi e dovremo essere tosti a giocare una partita in casa contro una squadra pronta e ben preparata.